quanto hai sul tuo conto o sui tuoi conti correnti? Mi fa piacere rispondere a questa domanda. Allora, nel mio conto, non ho problemi, nel mio conto, diciamo, personale, quello del mio lavoro, credo attualmente di avere 200 euro. Nel mio conto di famiglia forse 700 per pagare il mutuo. Quindi mi fa piacere. Sono contenta comunque, perché ho tanto altro, no, voglio dire, perché sembrava un problema. Se non sai ancora com'è il programma, la riformulo perché la scritta non l'ha formulata bene, devo dire. Se non sai ancora com'è il programma regionale, perché ti sei candidato? Ah, ovviamente non mi sono candidata, sono stata scelta e lo ripeto. E il programma credo che lo sappiamo tutti, insomma, c'è un programma nazionale dal quale poi insomma verranno prese le linee guida e poi ovviamente considerando il territorio verranno fatte le scelte. Vabbè, altro guai, altro minuto. Altri due minuti? No, in genere parlo tantissimo. Parlo due minuti. Tutti 5 minuti in allora. Non si può rinunciare a uno. Come vuoi, puoi fare come vuoi. Alla fine dei massimo due mandati, intendi ancora fare politica? Allora, io non ho mai fatto politica, né pensato di fare politica fino al momento in cui sono entrato nel Movimento 5 Stelle. Quindi io attualmente non penso di fare politica, penso di essere un cittadino che è uscito di casa e che ha deciso di fare qualcosa. Quindi le regole sono quelle, quindi farò quello che sta scritto sulle regole. Non lo dovevate dire. Iniziative per risparmio sanità. In realtà questo è un mio tema, le iniziative che. No, nel senso che le iniziative da dove si comincia, le iniziative sono. Credo che insomma si può pensare veramente a tanto. Io diciamo una cosa che dico sempre che dovremmo ridurre il divario che c'è tra la sanità pubblica e la sanità privata. In che senso? Nel senso che molti professionisti sanitari lavorano nel pubblico, ma lavorano anche nel privato. Io faccio parte di questa categoria, lavoro solamente nel privato, credo che non, almeno non debba essere così. Perché? Vabbè. Questo è una... Dai, diciamo che